Ciao a tutti, siamo di nuovo qui ai nostri seminari. Oggi è la volta di Margherita Porena, che ci racconta un po' lo stato di Arco, che penso più o meno conosciate tutti, insomma, è una risorsa del laboratorio importante, un knowledge graph che è partito da una collaborazione il cui sviluppo è partito da una collaborazione, un progetto in collaborazione con il Ministero e l'Istituto Centrale del Catalogo e della Documentazione, quella collaborazione che continua e questo knowledge graph noi lo coltiviamo, lo continuiamo a lavorarci ed è diventato anche un'ottima base empirica per alcune attività di ricerca che facciamo, quindi ha sia un impatto e un interesse di tipo sociale anche, no? Per quanto riguarda gli open data e socio-economico, non so come definirlo, ma anche per noi come base empirica per alcuni lavori di ricerca che facciamo è diventato rilevante. Quindi Margherita ci racconterà alcuni moduli nuovi che sono stati inseriti, però ci dirà anche quali sono le attività in corso per migliorare il modello, per arricchirlo? Abbiamo identificato, ce ne sono tante di cose che si possono fare per migliorarlo, abbiamo identificato alcune cose prioritarie e anche un po' di piani per il futuro, di cose che stiamo facendo. Parte di questo lavoro coinvolge anche Maria Chiara Frangipane, che si è unita al laboratorio da poco e che però sarà invece non solo in parte, ma completamente coinvolta nelle cose che Margherita racconterà, sono le cose che stanno facendo e che si faranno successivamente. Quindi Margherita, ti do la parola e hai 30 minuti, se hai un timer puoi fare da te, altrimenti Aldo magari ti avverte. Io ci sono, però sono un po' divisa, come Sono dicevo, 30 quindi minuti dopo, più discussione. 30 minuti, magari se 5 minuti prima l'avverti, poi se ne usi qualche minuto in più, ti tolleriamo. Va bene, Va bene, grazie. ok. Va bene, grazie Valentina. E allora, in questo seminario appunto vi mostrerò alcuni update e lo stato dell'arte di Arco e vorrei partire da un po' di numeri. E innanzitutto, da ottobre, questi sono, diciamo, l'aggiornamento da ottobre per il tuo Arco è stato fatto ad ottobre, quindi da ottobre sono stati chiusi 76 issue su GitHub, ne sono rimaste aperte 20 e questo proprio ad indicare la quantità di lavoro che è stato fatto sul Knowledge Graph, perché sono stati individuati alcune issue proprio perché, come dire, è stato molto utilizzato in questo periodo il Knowledge Graph, anche per esempio nel sito del catalogo generale. Sono stati pubblicati circa 630 milioni di triple che descrivono oltre 2 milioni di beni culturali. Questo perché rispetto alla precedente versione, diciamo, del Knowledge Graph sono stati aggiunti più di 1 milione di schede su beni culturali e quindi ovviamente appunto in questo caso abbiamo moltissimi più dati. È stato anche creato un tutorial riguardo al pattern Time Index Type Location per appunto descrivere il pattern e aiutare anche gli utenti ad utilizzarlo. Per quanto riguarda le ontologie, sono stati aggiornati alcuni modelli già esistenti nella network, sono stati ovviamente creati nuovi modelli in vari ambiti, in vari domini, ed è stato anche aggiornato l'intero Ontology Network, creando tra l'altro poi per quanto riguarda i modelli anche degli allineamenti con nuove ontologie esterne. Per quanto riguarda l'Ontology Network, infatti, sono stati creati due nuovi moduli, il modulo Construction Description e il modulo Natural Specimen Description. Entrambi i moduli importano due moduli preesistenti che sono Denotative Description e Context Description. E in particolare, Construction Description, il modulo riguarda il dominio architettonico. Quindi tutte quelle classi e proprietà che descrivono nello specifico questo tipo di come dire, oggetti, per cui abbiamo le foundations, abbiamo roofing, il covering,
horizontal element e, come dire, altri concetti molto specifici del dominio. I concetti di questo modulo sono stati allineati con un'importante ontologia dell'ambito architettonico che è IFC, ovvero Industry Foundation Classes, che appunto è molto utilizzata, va molto nello, come dire, un'ontologia che va molto nello specifico, nel senso che descrive anche le fasi di costruzione, descrive moltissimi concetti riguardanti le costruzioni degli edifici, e ovviamente noi abbiamo allineato i concetti che abbiamo utilizzato nella nostra ontologia, noi non siamo andati così nello specifico. E per quanto riguarda invece il Natural Specimen Description, è un modulo che invece rappresenta concetti e proprietà specifici dei beni naturalistici. Quindi in questo caso abbiamo rappresentato concetti come specimen harvesting, oppure la classificazione, il taxon, ma anche come dire, caratteristiche specifiche dei beni naturalistici come la texture, alcune caratteristiche come la radioattività o la roundness delle rocce e così via. In questo caso, appunto, siamo, come dire, i modelli sono stati arricchiti grazie all'aiuto di esperti di dominio e abbiamo effettuato allineamenti con un'ontologia che si chiama Darwin Core, appunto creata per descrivere il dominio dei beni naturalistici con concetti abbastanza generici, e creeremo allineamenti anche con un'altra ontologia molto più specifica che è Genontology, che è la ontologia che descrive le funzioni dei geni nei campioni biologici. In questo caso appunto l'allineamento non è ancora stato fatto perché abbiamo finito da poco, veramente da qualche giorno, di modellare i concetti principali relativi alla descrizione appunto delle sequenze genetiche in maniera molto generale in arco. Di dominio è stata una richiesta da parte degli esperti di dominio in quanto dati estremamente significativi per identificare anche, per classificare i beni culturali dell'ambito naturalistico e quindi appunto ancora non ci sono, ma insomma li inseriremo a breve. Per quanto riguarda i modelli, appunto abbiamo aggiornato dei modelli già esistenti. Anche qui i requisiti li abbiamo raccolti sia dall'analisi di normative CCD che non erano ancora state analizzate in passato, ma soprattutto dagli esperti di dominio con i quali abbiamo collaborato e che appunto hanno fatto emergere scenari e appunto requisiti particolari che richiedevano quindi un intervento su modelli già creati. Quindi per esempio abbiamo il modello Age Interpretation, abbiamo modificato il modello relativo all'Age Interpretation, all'Inventory, al Technical Status e a tanti altri. E ovviamente in questa sede vi mostrerò alcuni esempi, non ve li mostrerò tutti. Il primo che vorrei mostrarvi è quello relativo all'Age Interpretation, il modello appunto che c'era nella versione diciamo precedente delle ontologie è quello di Age of Death Interpretation, che era stato creato per descrivere appunto alcune informazioni relative ai beni antropologici, quindi naturalistici antropologici, che quindi avevano appunto come informazioni l'età, l'interpretazione relativa all'età della morte e che quindi appunto prevede un pattern che collega il bene culturale all'età della morte e al criterio di interpretazione. Tuttavia, appunto, grazie agli esperti di dominio è emersa la necessità di rappresentare differenti tipi di età, perché ovviamente per i beni naturalistici abbiamo ad esempio l'Igneous Age, lo Shock Age, Cosmic Ray Exposure, che sono tutti tipi di età relativi per esempio a beni geologici, quindi alle rocce o alle meteoriti per esempio, e che quindi necessitavano di una rappresentazione, ma anche in ambito biologico comunque abbiamo diversi tipi di età, perché ad esempio abbiamo una differenza tra l'età biologica e l'età cronologica, perché se per esempio prendiamo il campione di non lo so, il polmone di un fumatore, l'età cronologica di quel campione sarà diversa dall'età biologica, per cui appunto per rappresentare tutto questo insieme di
identificato il pattern inserendo anche riferimento al tipo di età di cui si sta parlando. Un altro update è relativo all'inventario. E allora, nel precedente modello, appunto, era stata creata una relazione tra il bene culturale e l'inventario, erano state inserite alcune informazioni per descrivere l'inventario, quindi il responsabile dell'inventario, l'identificativo, la bibliografia e altre informazioni. Tuttavia, appunto, dal confronto con gli esperti di dominio, sono emersi degli scenari un po' più complessi relativi alla situazione inventariale. Ad esempio, potremmo avere il caso di un bene culturale che ha due inventari, due identificativi inventariali diversi, uno relativo ad un precedente inventario, un inventario storico situato nel Museo X. E per il quale conosciamo appunto l'intervallo di tempo per cui è valido quell'inventario, per il quale conosciamo la data in cui è stato inserito e conosciamo anche il responsabile dell'inventariazione. E poi possiamo avere però appunto anche un secondo numero di inventario per il quale conosciamo tutte queste informazioni, ad esempio. Dove si trova il registro di inventario è una cosa particolarmente importante per inventari storici, quindi per portare avanti ricerche archivistiche. E un altro dato importante è quello relativo alla categoria SEC, che sarebbe la categoria patrimoniale relativa alla situazione inventariale del bene culturale. E quindi anche in questo caso è stato arricchito il modello con queste informazioni, quindi collegando la situazione inventariale all'intervallo di tempo, alla data in cui è stato inserito il bene nel registro di inventario e alla rappresentazione appunto del registro di inventario. Per quanto riguarda invece i nuovi modelli, come dicevo appunto, abbiamo creato nuovi modelli per vari domini, quindi per il dominio dei beni naturalistici, ovviamente, quindi mineralogia, zoologia, paleontologia, eccetera, per l'architettura in particolare, perché, come dire, la parte specifica sui beni architettonici era già stata analizzata con l'esperta di dominio. In questo caso, appunto, ci siamo focalizzati su parchi e giardini, sempre ovviamente in collaborazione con la ricercatrice di Roma 3. Poi modelli per quanto riguarda i vestimenti, abiti e vestimenti, per beni demo-etnoantropologici, beni archeologici, soprattutto relativi ai siti archeologici, strumenti musicali e anche la fotografia. Di nuovo, anche in questo caso vi mostrerò alcuni esempi significativi, ad esempio il modello relativo al natural environment. In questo caso appunto il modello è legato al time index type location perché appunto rappresentiamo l'ambiente naturale relativo a una specifica localizzazione e questo è come dire, un modello utilizzato sia nell'ambito dei beni naturalistici che nell'ambito dei beni immobili, diciamo, non solo architettonici, ma volendo anche appunto archeologici immobili, quindi siti archeologici, perché ovviamente per i beni naturalistici è importante descrivere l'ambiente naturale, ad esempio, in cui è stato ritrovato quel campione, ad esempio per beni botanici è importante sapere il tipo di ambiente, il substrato, oppure se ad esempio è stato raccolto in un ambiente acquatico il fluid dynamism. Tuttavia, anche per i beni immobili, ovviamente le informazioni riguardo all'ambiente naturale sono assolutamente importanti perché descrivere l'ambiente naturale di un sito archeologico o di un parco o giardino sono ovviamente informazioni assolutamente fondamentali. Quindi, in questo caso, il natural environment si collega anche alla situazione, la climate situation, che è una sottoclasse di situazione, di time index situation, che è quindi collegata ovviamente all'intervallo di tempo, dato che la situazione climatica cambia nel tempo, e che è collegata a sua volta al pattern relativo alle measurement collection per, ad esempio, descrivere la temperatura o le piogge, diciamo, la quantità di precipitazioni. Un altro pattern interessante è quello dello specimen harvesting, che è appunto la raccolta del bene,
in questo caso del campione, che è un'informazione estremamente importante per i ricercatori, perché permette di ricostruire un po' anche la storia del bene, cioè ricostruire ad esempio il metodo, tramite appunto la proprietà harvesting method, si può risalire al metodo con cui è stato raccolto il bene, che appunto ha delle ripercussioni anche diciamo, sulle quantità di bene che è a disposizione nella collezione, sulle motivazioni della raccolta, ma anche sugli operatori, perché appunto l'operatore della raccolta può dare informazioni relative ai vari passaggi che ha avuto il bene all'interno di vari sistemi museali, ad esempio. Quindi sono tutte informazioni appunto che gli esperti di dominio, come dire, usano molto. Molto spesso per descrivere il bene culturale. Poi abbiamo altro modello, quello del geological context. Anche qui, in questo caso, non è un modello utilizzato solo nel dominio dei beni naturalistici, ma anche molto nei beni archeologici. Infatti, anche qui il contesto geologico è collegato alla localizzazione. Per i beni, ovviamente per i beni archeologici mobili e per i beni naturalistici si parla sempre del luogo di raccolta, il luogo di ritrovamento del bene. E in questo caso abbiamo sicuramente per i beni naturalistici la descrizione dell'outcrop, dell'affioramento e quindi anche l'intervallo di tempo relativo a quell'affioramento e il tipo e l'orientamento, diciamo. E ad esempio il deposito minerario in cui è stato ritrovato, l'informazione relativa al deposito minerario in cui è stato il giacimento, non il deposito, il giacimento in cui è stato ritrovato il bene. Ma come dire, uno dei concetti fondamentali di questo pattern è quello di strato. Lo strato appunto è un concetto importantissimo sia in geologia che in archeologia, che appunto rappresenta come dire, il layer di terreno dentro cui, nel quale è stato ritrovato il bene culturale, che dà importantissime informazioni relative ad esempio alla datazione, per cui, come dire, rappresentare il concetto di strato, è molto importante, tanto che appunto nelle nostre antologie il concetto di strato è collegato a molti altri pattern, ad esempio al pattern stratigraphic classification, alla lithostratigraphic classification o come in questo caso alla geocronologia. La geocronologia appunto è diciamo, il collegamento dello strato, diciamo, quindi di questo layer a uno specifico intervallo di tempo, quindi il fatto che quel layer viene datato appunto in uno specifico modo, ma la geocronologia ovviamente è collegata anche alla cronostratigrafia, nel senso che la cronostratigrafia per appunto di cui fa parte le varie classi che fanno parte di questa classificazione, si riferiscono ai tipi geocronologici emersi dalla geocronologia. Quindi abbiamo il pattern relativo al time interval, che è stato appunto arricchito da altre relazioni, quella con lo strato, quindi quella con le classi cronostratigrafiche a cui l'intervallo di tempo si riferisce, cioè che si riferiscono a quel determinato intervallo di tempo, e al tipo geocronologico, perché appunto l'intervallo di tempo associato a un tipo geocronologico che può essere di tipo periodo, epoca, age, eccetera. Ad esempio, abbiamo il Giurassico. Il Giurassico ha come tipo un periodo geocronologico e per descrivere questo time interval possiamo anche dire attraverso questo modello che il Giurassico contiene tre diversi time interval che sono di tipo epoca, quindi geochronological epoch, e che sono ad esempio il Giurassico inferiore, il Giurassico medio e il Giurassico superiore. E che quel time interval quindi inizia con il Giurassico inferiore e finisce con il Giurassico superiore. E quindi in questo modo riusciamo a descrivere questo tipo di informazioni. Per quanto riguarda invece i lavori attualmente in corso, abbiamo diciamo, tre importanti
lavori. Il primo è sulla realizzazione di due versioni di arco, quella light e quella estesa. Poi un lavoro importante sui vocabolari controllati di CCD, creati dai CCD e pubblicati in RDF per collegare alcune entità di arco appunto, ai termini di vocabolari controllati. E la cooperazione con un progetto europeo, DISCO, che è appunto un progetto relativo ai beni naturalistici. Per quanto riguarda Arco Light e Extended, appunto come diceva Valentina prima, Arco è come dire, un knowledge graph in cui appunto composto anche da un ontology network molto grande, dove appunto ci sono moltissimi concetti, moltissime classi, moltissime proprietà e che si basa principalmente sull'utilizzo di pattern che permettono di descrivere situazioni complesse in maniera più espressiva. Tuttavia, il problema dei pattern è che richiedono una conoscenza approfondita del modello e quindi non sempre sono facilissimi da usare, soprattutto per chi non è esperto. Dall'altra parte invece abbiamo delle relazioni, abbiamo la possibilità di usare relazioni binarie che ovviamente sono più utili, diciamo sono più facili da usare per un utente meno esperto, ma con le quali si perdono necessariamente delle informazioni. Per cui abbiamo deciso di usarle entrambe ovviamente e quindi abbiamo analizzato le varie ontologie per identificare i pattern utilizzati. In realtà appunto abbiamo iniziato ad analizzare le ontologie perché come dicevo la network è molto estesa, quindi è un lavoro che richiede molto tempo, però per adesso abbiamo identificato già vari pattern. All'interno di questi pattern abbiamo identificato le classi che vanno collegate, che andrebbero collegate attraverso relazioni binarie e poi abbiamo creato delle property chain per collegare le relazioni binarie ai pattern. Quindi anche qui vi mostro alcuni esempi, questo è quello appunto relativo alla situazione inventariale che vi ho già mostrato prima, quindi qui vado molto velocemente. In questo caso è stata creata una relazione binaria tra il bene culturale e l'identificativo, dove ovviamente appunto si crea questa relazione diretta tra due importanti concetti del pattern, ma ovviamente si perdono informazioni relative ad esempio all'agent. Al registro, eccetera. Un altro esempio è quello relativo alla classificazione nel tempo. La classification in time è un pattern che appunto rappresenta la situazione in cui un bene culturale è stato classificato da un agente in un determinato periodo di tempo, collegando appunto questo campione ad un taxon. Perché appunto nel caso possiamo avere più classificazioni per un campione, perché appunto nel tempo magari è stato soggetto a revisioni nomenclaturali e quindi ha avuto più classificazioni. Abbiamo aggiunto anche al pattern una proprietà booleana relativa alla current classification di ipotesi perché nei nostri dati molto raramente è indicata l'intervallo di tempo, ma di solito viene indicato se è la classificazione corrente o meno. Quindi in questo caso recuperiamo non dovesse essere indicato l'intervallo di tempo in cui quella classificazione è valida. Però appunto per questo pattern abbiamo creato due differenti relazioni binarie per collegare direttamente il campione al suo taxon, la prima appunto per collegare genericamente il campione al taxon, la seconda invece per mantenere anche l'informazione relativa al fatto che quel taxon sia quello attualmente associato, diciamo, riconosciuto valido per quel campione. Quindi in questo caso almeno si è mantenuta questa informazione, ovviamente le altre non vengono rappresentate dalla relazione binaria. E infine, ultimo modello che vorrei mostrarvi è quello relativo al pattern collection membership, che in Arco è molto utilizzato perché almeno per i beni mobili praticamente quasi tutti fanno parte di collezioni, museali quantomeno. E quindi appunto un modello che rappresenta l'agente coinvolto, l'intervallo di tempo, perché ovviamente un bene culturale può far parte di varie collezioni nel tempo, e poi anche appunto informazioni
il motivo dell'uscita dalla collezione, identificativi. In questo caso, però, appunto, abbiamo ritenuto necessario creare un collegamento diretto tra la collezione e il bene culturale tramite la Object Property as Collection Member. Poi, questo appunto invece è un lavoro che stiamo facendo sui vocabolari controllati di ICCD. ICCD ha pubblicato numerosissimi vocabolari controllati per aiutare i catalogatori nell'inserimento dei dati per la descrizione dei beni culturali, e appunto volevamo capire se fosse possibile collegare quanto inserito dai catalogatori direttamente ai vocabolari di CCD, proprio perché dovrebbero costituire come dire, le linee guida per l'inserimento di alcune informazioni. Quindi abbiamo analizzato tre principali domini, quello archeologico, quello storico-artistico e quello dei beni architettonici, per identificare il tipo di bene, quindi relativi, diciamo, abbiamo lavorato sui vocabolari relativi al tipo di bene, quindi a quello che in arco chiamiamo cultural property type. In questo caso quindi abbiamo analizzato il numero di termini nei vocabolari, il numero di termini nella versione, diciamo, precedente di arco, quando appunto c'erano solamente, tra virgolette, 800.000, circa 800.000 beni culturali, e nella versione invece aggiornata di arco. E appunto da questa analisi sono emersi un po' come dire, dei dati un po' particolari, perché vediamo che per esempio per i beni archeologici nei vocabolari sono più di 3.000 termini, ma poi in arco invece vengono utilizzati più di 11.000 termini diversi nella versione precedente, in cui l'attuale addirittura più di 21.000 termini diversi. Per cui appunto, diciamo, la stessa cosa vale, diciamo, con numeri un pochino più bassi, sia per i beni storico-artistici che per i beni architettonici. Per cui quello che abbiamo fatto è stato cercare di individuare quali potessero essere i motivi di questa discrepanza tra i vari termini, cioè, diciamo, di questo aumento quasi esponenziale dei termini tra il vocabolario controllato e quelli invece nel knowledge graph. Ad esempio, se ci sono errori di battitura, e alcuni ce ne sono, ad esempio colonna al posto di collana, oppure sono stati utilizzati sinonimi e quindi cinturone al posto di cintura, ovviamente sono stati inseriti nuovi termini, oppure addirittura a volte sono stati, o anche molto spesso, dipende dai casi, sono stati inseriti termini con altre informazioni. Ad esempio, termini che rappresentano il tipo del bene culturale insieme alla materia. Quindi nello stesso campo sono state inserite informazioni diverse, quindi materia, tecnica, ma anche i repertori. Per cui il lavoro che abbiamo fatto è stato innanzitutto esclusivamente all'inizio, diciamo inizialmente sui beni, sui vocabolari, scusate, sui beni archeologici e architettonici. Quindi abbiamo estratto i termini dalla versione precedente di arco, quindi quella con meno schede di beni culturali. Abbiamo fatto una comparazione tra i termini estratti e quelli del vocabolario di CCD per vedere quanti termini appunto avessero un match con il vocabolario controllato, e poi abbiamo annotato manualmente tutti con quelli del vocabolario controllato per stabilire appunto una lista di annotazioni per capire quali fossero i casi e diciamo, i diversi casi per cui si sono stati creati, diciamo, nuovi termini, sono stati inseriti nuovi termini e capire come poter pulire questi dati. Per cui questa è la lista di annotazioni, quindi termini che non hanno un match, i termini in arco che non hanno un match con i termini del vocabolario controllato, possono essere termini nuovi, possono essere termini in cui è stata indicata anche la materia o la tecnica, oppure il repertorio appunto quello per esempio per i beni archeologici che fa riferimento a liste di oggetti classificati in base appunto da determinati studiosi. Termini con appunto caratteri speciali, termini che si riferiscono all'ambito numismatico e che quindi non sono stati inseriti nel vocabolario dei beni archeologici,
ma anche termini con l'indicazione frammenti o forma ricostruibile. In questo caso sono termini che avrebbero un match con il vocabolario, ma il catalogatore ha anche inserito il fatto che quello specifico bene culturale è un frammento e questa informazione, come dire, può essere recuperata togliendola come dire, dal tipo di bene culturale e inserendo per identificare se il bene culturale è un frammento oppure no. E poi anche i termini plurali quando invece nel vocabolario si utilizzano termini al singolare. Per cui, quindi questo è il lavoro che è già stato fatto, il lavoro che si sta facendo è quello che in realtà in parte è già stato fatto, è quello di ricreare regole di trasformazione per pulire automaticamente i dati, ed è il lavoro fatto appunto da Luana, Ludovica e Misel per il Visual Question Answering, proprio appunto per ritornare a quanto diceva Valentina, per cui ARCO è anche la base da cui partono altri progetti. E poi appunto a seguito della pulizia dei dati inseriremo i nuovi termini quindi, che emergono, che quindi non sono stati puliti perché effettivamente sono nuovi termini. Li inseriremo all'interno del vocabolario di CCD con l'annotazione diciamo, con il riferimento al fatto che non sono termini validati scientificamente, perché sono termini inseriti dai catalogatori, ma che non hanno, come dire, non sono stati, validati dai CCD. Tutto, diciamo, al termine originale utilizzato dai catalogatori rimarrà comunque all'interno del knowledge graph perché comunque si tratta di dati che sono stati inseriti dai catalogatori e sono stati validati poi comunque da una proprietà, una data property, cultural property definition, in modo tale appunto comunque da mantenere il riferimento a quanto inserito dai catalogatori. Ultima collaborazione che appunto stiamo portando avanti è quella con DISCO, che è un progetto europeo. DISCO è il Distributed System of Scientific Collection, è un progetto europeo per la creazione di un'infrastruttura comune per la pubblicazione e la condivisione di dati relativi alle collezioni scientifiche, diciamo le collezioni naturalistiche, che ha lo scopo appunto di aiutare, e di aiutare le istituzioni museali a pubblicare i loro dati attualmente nel portale GBIF, che è un portale per appunto la pubblicazione di dati relativi a campioni biologici. Poi in futuro appunto a pubblicarli anche nella piattaforma che intendono creare, in cui ci saranno informazioni relative a tutti i tipi di beni naturalistici, non solo quelli biologici, ma anche quelli per esempio geologici. E quindi appunto questo è un po' lo scopo, e creare appunto una delle tasche è anche la creazione di ontologie per la descrizione dei beni naturalistici, per cui quello che abbiamo già fatto è cercare di riutilizzare i dati di ARCO all'interno del portale GBIF, quindi abbiamo utilizzato come caso di studio l'erbario nazionale del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze, per appunto per riuscire a pubblicare i dati in RDF che sono in ARCO, anche nel portale GBIF. In questo caso, appunto, abbiamo trasferito l'output Sparkle in file CSV forniti da GBIF, e quindi appunto l'esperimento è andato molto bene, è stato davvero molto facile, cioè, come dire, in questo caso hanno provveduto a fare l'esperimento gli esperti tecnici del progetto DISCO, e noi gli abbiamo fornito le query Sparkle. E effettivamente, appunto, ovviamente il riuso è stato molto molto semplice. Questo ovviamente potrà portare in futuro a inserire all'interno di questo portale anche dati relativi ad altre istituzioni museali che pubblicano i loro dati in ARCO, che appunto hanno i loro dati pubblicati secondo le ontologie di ARCO. Altra cosa appunto da fare con DISCO è il lavoro sul riuso delle ontologie di ARCO per l'ontologia DISCO. In questo caso ancora il lavoro non è iniziato, nel senso che non hanno ancora iniziato a lavorare sull'ontologia, però adesso si sono concentrati esclusivamente su diciamo, l'infrastruttura
di condivisione, e, però appunto vorremmo lavorare in modo tale da di utilizzare o quantomeno allineare le ontologie di Disco e di Arco. E allora finisco, mi sa che ho un po' sforato, però ho veramente finito. E allora, per quanto riguarda i lavori futuri, sicuramente uno dei lavori importanti è quello di data cleaning degli intervalli, diciamo, delle date dei beni culturali, perché, come dire, anche lì abbiamo dati molto eterogenei, nel senso che troviamo all'interno delle stringhe numeri, letterali, qualsiasi, insomma, c'è un po' di tutto. Ad esempio, non so, il giorno scritto. Il mese scritto in lettere e l'anno scritto in numeri, insomma c'è veramente molto, quindi bisognerebbe trovare un modo standardizzato per presentare il dato in modo tale che sia anche più facilmente interrogabile, essendo uno anche uno dei dati più usati, quello della datazione del bene culturale. Vorremmo appunto creare un tool per la trasformazione dei dati da RDF a XML, perché ci sono alcune istituzioni nelle regioni in particolare, ad esempio la regione Sardegna, la regione Lombardia, che pubblicano i loro dati in Arco, con le ontologie di Arco, ma che non trasferiscono i loro dati anche al SIGEC, che sarebbe il sistema nazionale per la gestione delle schede di catalogo, diciamo, sui beni culturali, per un'incompatibilità tra sistemi. Per cui in questo caso, creando questo tool, si riuscirebbe a recuperare questi dati da RDF in XML e quindi aggiornare anche il sistema generale di CCD. Infine, altri lavori riguardano la collaborazione con due progetti per ampliare ulteriormente le ontologie di Arco, un progetto che riguarda l'epigrafia per la descrizione appunto delle risorse epigrafiche che attualmente noi copiamo solamente in maniera molto superficiale tramite le iscrizioni, il concetto di iscrizione, invece il progetto EDM va molto più nello specifico e quindi riuscire ad allineare le varie risorse potrebbe portare ad un arricchimento sia per i dati in Arco che per i dati di EDM. E per invece un altro progetto molto interessante è quello del CoinFindTab per la descrizione standardizzata delle iconografie delle monete, che in questo caso appunto ci permetterebbe di ampliare il dominio, la descrizione sul dominio dei beni numismatici. Ultimo lavoro che dobbiamo fare appunto anche con Maria Chiara è quello del testing di Arco, delle ontologie di Arco con Dolce, appunto, quindi importando l'ontologia Dolce per vedere appunto se ci sono inconsistenze o se insomma tutto diciamo, abbiamo fatto tutto bene, ecco. Grazie mille. Grazie a Margherita, molto, molto chiara, anche molto intensa. Devo dire che ci sono un sacco di cose. Non credo che nessuno di noi avesse coscienza della varietà di campi in cui questo si sta spingendo Arco. Cioè, tra un po' facciamo praticamente l'ontologia di quasi tutto. Cioè, la Genealogy mi ha sorpreso subito, perché non aspettavo che ci fosse la Genealogy. Vabbè, comunque, allora do un attimo la parola, però mi raccomando, non abbiamo moltissimo tempo, quindi le domande, se superano i 20 secondi, vi fermo, e le risposte, ovviamente, vabbè, in modo che siano, che si possa rispondere. Quindi, ok, procedete pure. Il primo nella lista è Andrea, vai. Io sto perdendo, non sto sentendo Aldo. Eccomi, no, ma penso che la mia domanda già superi i 20 secondi, quindi mi fermo da solo. No, comunque no, ho un dubbio in realtà che mi pervade da un po' di tempo, vado subito al punto. Cioè, questo approccio che abbiamo spesso di avere sia la rappresentazione più complessa con, insomma, con i pattern per intenderci o relazioni binarie, e questa assunzione che probabilmente le relazioni binarie dirette riescano ad agevolare il lavoro a chi non ha una comprensione approfondita o non è un esperto. A me sta cosa non mi piace tanto perché ci sono due motivi. Uno è che poi facciamo queste property chain nella speranza di facilitare quel lavoro, però le property chain si materializzano soltanto con il reasoning. E quindi non è vero manco per niente che un non esperto riesca
a gestirle facilmente. Altra cosa è che, allora, ci sono vari problemi. Il primo è modello complesso. Modello complesso non è vero, il modello è quello perché mi serve quella rappresentazione. Se il modello è complesso e necessitiamo di una proprietà binaria per arrivare a alcuni dati, è che o il modello è over-engineered, quindi c'è una sovra-engineerizzazione di qualcosa che in realtà necessita di una soluzione più semplice, oppure quello che stiamo fornendo è soltanto una vista, però la vista secondo me non merita di essere messa nel modello, o è qualcosa che va tenuta comunque separata. Quindi su questa cosa qui, della rappresentazione in contemporanea sia del modello ontologico con pattern o pattern based, una loro vista più semplificata all'interno dello stesso modello, forse, cioè dal punto di vista ingegneristico di software engineer, è un anti-pattern, è come se mettessi modello e vista nello stesso contenitore. Secondo me questa cosa non è sempre corretto, almeno bisogna capire bene quando è necessario. Sono d'accordo poi che le property chain siano utili per facilitare alcune relazioni, però vanno pensate bene, cioè se il motivo è per facilitare la visualizzazione o il recupero di informazioni da parte di utenti non esperti, non penso che sia quello il motivo, la ragione per poterli usare. E qui mi taccio. Ok, grazie Andrea. Sì, allora in questo caso, per quanto riguarda la creazione di relazioni annarie e relazioni binarie, era una riflessione che è stata fatta già proprio all'inizio del progetto di Arco, quando appunto si è iniziato a pensare con il CCD. Sì, lo so, perché ho contribuito a sta roba. Ah, ok, perfetto. Ok. E quindi appunto è una scelta fatta inizialmente per anche in riferimento a collaborazioni con Google Arts and Culture per appunto l'utilizzo di proprietà di Arco, eccetera, quindi insomma dei dati anche ovviamente. Quindi è una scelta fatta davvero a monte, ecco. Mm-hmm. Ok, ci sarebbe da commentare su questo. Comunque facciamo un giro. Misael? Sì, intanto complimenti per la presentazione, un lavoro molto interessante. Io volevo continuare un po' quello che ha iniziato Andrea. La mia domanda è un po' differente. Mi chiedo se esistono, è una domanda un po' generale, quindi chiedo un po' agli esperti di ontologia, mi chiedo se esistono degli approcci automatici che permettano di fare questo tipo di lavoro, cioè partendo da delle ontologie più complesse, andare a costruire delle liste più semplici. Certo. Poi avevo due domande più specifiche, abbastanza brevi. La prima è se abbiamo diverso materiale con delle foto di materiale geologico, che ne so, rocce, cose di questo tipo, con informazioni associate, che potrebbe essere utilizzato. Ah, ok. Sì, allora diciamo che per i beni culturali naturalistici, l'obbligatorietà delle immagini non c'era, perché appunto parliamo di magari veramente migliaia e migliaia di beni, e quindi non sempre c'è anche il corredo fotografico. Però per esempio per alcune collezioni particolarmente importanti invece c'è anche il corredo fotografico, quindi insomma c'è. Okay. Ci sono queste, per alcuni ci sono. Quindi eventualmente potrebbero essere utilizzati, che ne so, per fare un training di un algoritmo che capisce che tipo di roccia o di materiale stiamo parlando, così di questo tipo. Ultima domanda, ho superato abbondantemente 20 secondi. Comunque, l'ultima era, mi interessava capire un po' di più il collegamento con la Gene Ontology, cioè che tipo di dati abbiamo che, ha senso collegare con la Gene Ontology.
Allora, attualmente di dati non ne abbiamo, nel senso che queste sono informazioni che nelle schede non ci sono perché appunto non erano proprio state pensate, quindi quando i catalogatori hanno inserito i dati, quelli non li hanno necessariamente inseriti, ma sono una richiesta appunto che ci è arrivata dagli esperti di dominio, perché ovviamente non andando nello specifico in genontology, perché appunto l'ontologia è enorme, quindi non è assolutamente necessario andare così in profondità come fa appunto Genontology, però appunto per gli esperti di dominio è molto importante avere qualche riferimento relativo alle sequenze genetiche, alle informazioni appunto relative ai geni per i beni naturalistici biologici, perché appunto proprio in questo momento in Italia stanno iniziando a effettuare classificazioni dei beni biologici sulla base di questo tipo di test. Prima venivano fatte, come dire, a livello percettivo le classificazioni, quindi in base a quello che percepivano visivamente assegnavano un taxon a un determinato campione. Invece in questo caso adesso stanno iniziando ad esserci dei lavori relativi appunto proprio a test di laboratorio per la classificazione, e quindi in questo caso gli esperti di dominio hanno detto che anche dal punto di vista catalografico, quindi senza andare proprio nella ricerca scientifica specifica, ma anche solo per descrivere il bene culturale, queste informazioni sono importanti. Quindi attualmente i dati non ne abbiamo, però abbiamo appunto delle classi e delle proprietà per rappresentare in maniera generale alcuni concetti. Ok, Giorgia, scusate, ho scritto una cosa sbagliata. No, io le domande un pochino, che più che domande, sono, cioè, alcune domande mi avete già risposto via chat. Volevo fare due osservazioni. La prima è che come laboratorio noi non lavoriamo anche su altro, ok? Lo dico perché a volte sembra un po' che si perda questo fatto, perché siamo molto focused su cultural heritage, in realtà noi stiamo anche su diversi altri domini al momento. E trovo che alcune cose, vedi, la discussione del taxon possano invece emergere insieme, perché noi nel dominio dei pesci, e questo problema sulla rappresentazione dei nomi scientifici, del taxon, del rank, del taxon name, ce l'abbiamo fortissima, cioè è il nostro core business in quel sistema informativo. Quindi magari anche capire insieme se sono gli stessi concetti, se ci sono dei modi anche diversi e più robusti per entrambi i progetti che possiamo usare, potrebbe essere di valore. L'altra osservazione che volevo fare era la stessa cosa, vale per la questione, per esempio ho visto le cose che riguardano la pioggia o le temperature, no? Anche qui secondo me, a parte in parte simile a un lavoro che forse dovremmo fare in un altro progetto che è WOW, però lì c'è un pattern che di solito entra molto in gioco, che è il pattern observation measure, no? E volevo capire, perché ho visto solo measurement collection e measurement type, volevo capire se avevate tenuto in considerazione di questo tipo di pattern per modellare cose di quel tipo che ho visto almeno nell'elenco dei measurement type. Che forse non so se sono tanto measurement type, sinceramente, in generale, diciamo così come concetto. E il terzo punto è che sono d'accordo con Andrea, cioè qui la cosa di light o non light, cioè se la realtà è complessa, il modello è complesso per natura, cioè non so, quasi intrinseco. L'altra cosa però che mi chiedevo è perché questa necessità di dover fare queste due cose. Mi ricordavo da una vecchia presentazione di Valentina Carriero che avevate detto che avevate fatto per esempio delle shortcut a volte all'interno di Arco, in maniera tale da semplificare, pragmatismo, no? Alcune query per evitare di usare queste reificazioni, eccetera, eccetera. Mi chiedevo se qui si era perso, diciamo, questo discorso. No, allora, il discorso no, non è, in questo caso non si è perso, cioè, come dire, in parte cioè, rimane ovviamente tutto il lavoro fatto fino adesso e che comunque continuiamo a fare anche in questo senso. Per quanto riguarda la collaborazione con altri progetti, assolutamente sì, cioè nel senso molto molto volentieri, perché appunto io per adesso ho lavorato con gli esperti di dominio dei beni naturalistici, quindi come dire esperti individuati anche dei CCD per darci anche una mano a comprendere alcuni concetti che, come dire, non sono proprio parte del mio
background conoscitivo, ecco, mettiamola così. Per cui invece, oltre appunto a questa collaborazione con loro, avere una collaborazione anche con altri progetti, tra l'altro sempre all'interno dello stesso lab, come dire, cioè non solo auspicabile, ma assolutamente... sì, assolutamente. Quindi sì, cioè nel senso parliamone, discutiamone e capiamo come poter appunto interagire. Per la, le measurement collection, lì ho riutilizzato un pattern già utilizzato in Arco, quindi semplicemente il riutilizzo di un modello già stabile in Arco, e però appunto, come dire, si può tranquillamente ampliare e riaggiornare. Abbiamo visto, come dire, i modelli li aggiorniamo continuamente, proprio anche a partire dai requirements che ci arrivano, per cui assolutamente si può, certo. Ok, grazie. Ottimo. Beh, sono due fuori cose interessanti, devo dire. Questa discussione qua non l'avevo mai fatta sul serio, è come se improvvisamente avessimo fatto una sorta di iniezione comune dicendoci ma perché stiamo facendo... Allora, il punto è che finché noi facciamo una relazione semplificata, diciamo, e la mettiamo nello stesso modello, quindi creando questa sorta di ridondanza pragmatica dentro l'ontologia, e che viene poi, cioè queste relazioni vengono inferite automaticamente, non vengono dichiarate. Cioè l'idea è che con la property chain tu lanci il ragionatore, viene fuori anche questa relazione binaria, e se Google Arts and Culture ci chiede quella roba, gli mandiamo le triple generate in questo modo. E però c'è un problema pragmatico, se non sociale addirittura, che riguarda la creazione di un Arcolite. Cioè, un Arcolite è un'altra ontologia, non è la stessa ontologia. E quindi il rischio è che tu poi permetti alla persona di generare triple in quel modo, che sono triple di Arco compatibili, e invece non sono compatibili, perché manca dell'informazione. Ok? Cioè, il problema è proprio questo. Loro potrebbero in realtà usare la stessa Arco, in cui nell'interfaccia solamente alcuni campi vengono riempiti. D'altra parte, tutti i modelli a grafo, da database, a RDF e altro, sono pensati a matrice sparsa, quindi è normalissimo che ci siano dei dati mancanti, no? Questo non vuol dire che noi dobbiamo incoraggiare però la mancanza di questi dati proponendo un modello come Arcolite. Detto questo, può darsi che i requisiti che stanno dietro la creazione di questo Arcolite vengano da aree in cui c'è bisogno. Allora, sarebbe meglio però, quantomeno, anche se si dovesse fare per ragioni appunto sociali, pragmatiche, eccetera, che questa cosa venga in qualche modo raccontata in maniera che non sia, dice, vabbè, ma anche se fate così va bene. No, non va bene. Se volete fare così perché non avete altro modo, può essere un primo step per accedere al mondo di modellazione, la semantica dei beni culturali vera e propria, ma sappiate che state fornendo dei dati parziali. Cioè, questa è la è un po', secondo me, la narrazione importante, però probabilmente c'è da dire qualcosa. Io stesso ho superato il limite, scusate. Margherita. Sì, no, a dire. Ovviamente la discussione è aperta, e appunto generare semplicità a partire da una situazione complessa, come dicevo, provoca sempre la perdita di informazioni che appunto dagli stessi esperti di dominio vengono considerate assolutamente importanti. Se pensiamo a, appunto, anche semplicemente all'inventario, no? Che sembra una cosa assolutamente banale, quindi la situazione inventariale, cioè basta collegare un bene al suo inventario e è molto semplice, però poi in realtà dietro appunto si scopre esserci un mondo importante da come dire, e per cui ovviamente l'ottimo è sempre descrivere la complessità e riuscire a descrivere la complessità. Dopodiché, appunto, nel caso in cui si voglia, appunto, io penso all'utilizzo, cioè all'utente che utilizza l'ontologia semplicemente perché, appunto, per alcuni modelli che hanno dietro relazioni molto complesse che richiamano concetti di diverso tipo, che però li richiamano solo per davvero esperti di dominio. Cioè io adesso sfido
molti a pensare a un inventario di un bene culturale come a qualcosa che ha dietro tutta quella complessità e quindi un utente che voglia riusare Arco, riusare i modelli per rappresentare l'inventario di un'altra cosa, appunto, non necessariamente un bene culturale, va subito appunto cioè, come dire, vede come molto più difficile magari utilizzare il modello complesso, però come dire, su questo sono d'accordo con voi, insomma, la discussione è aperta. Ma questo era un requisito del MIBAC? Sì, cioè la creazione di, ora io non ricordo perché non era ancora proprio dentro il progetto all'epoca, però diciamo dalle discussioni ricordo che c'era stata questa richiesta di creare anche relazioni binarie più semplici, perché poi appunto c'era tutta la questione della collaborazione con Google Arts and Culture e anche con Ma altri. certo, se usano uno Giorgio, schema questo d'autore. risale ai tempi della cosa con l'Emilia Romagna, ti ricordi? Ah sì, vabbè, certo, chiaro. Nacque Sì, allora. sì, Ma il sì, sì. punto è che secondo me devono essere cose di interfaccia. No, poi lo puoi fare in tanti modi. Tutto è generabile automaticamente, innanzitutto, a livello di estrazione dall'arco full, diciamo. Il rischio che io vedo invece è proprio quello dell'arco light come ontologia di entrata. Se tu fai entrare i dati in quell'arco light, poi non sai bene come associarli ad altre cose. Invece, se tu crei un'interfaccia che è facile da usare, ma che dietro però ha un modello robusto, gli utenti magari hanno facilità a introdurre anche quelle informazioni che ti mancano. E quindi comunque stai mantenendo la semantica originale. Faccio un commento sulla questione delle regioni. Questa cosa di passare dall'area di FXML è un altro requisito del MIBAC, vero? Perché una volta che le regioni fanno una cosa in RDF, mo dobbiamo fare downgrade, capito? Cioè per Sì, no, una volta, caspita, oh! lì la necessità è perché il sistema che utilizza il CCD è un sistema collegato ad altri sistemi nazionali, come ad esempio la carta del rischio, eccetera, Protezione che civile, non è collegato con, sì. E cioè nel senso, ISPRA anche, tra l'altro, esatto, e certo. quindi devono avere i dati per necessariamente anche nel loro sistema. Il loro sistema funziona con gli XML, quindi. Però è facile, no? È automatica la trasformazione. Cioè, Non lo so, non ma è che dobbiamo fare un tool, dai. no, Uno ti dà infatti. un formato XML che sia compatibile con quello che loro fanno, ma basta fare una vista. Cioè, comunque l'assunzione è che Aula e RDF sono molto più espressivi delle varie strutture di dati che usano gli altri. Quindi ovviamente deve essere possibile generare il dato in quell'altra forma. Insomma, è soltanto una questione di fare querying e formattarla. Insomma, non vedo il problema. Cioè, è proprio un problema teoricamente è così. Se Sì, qualcuno la pensa diversamente me assolutamente. lo faccia sapere, però francamente un conto è che tu dici cioè RDF senza un'ontologia sono triple un po' sparse, schemaless, quello che ti pare. Un altro conto è che è un'ontologia come Arco, insomma, non vedo proprio il problema. Comunque io lancio il progetto Knowledge Graph dei Knowledge Graph, perché il nostro laboratorio ha le carte in regola per fare il Knowledge Graph dei Knowledge Graph. Sì, però cosa intendi? Intendo collegare tutti i knowledge graph che pian piano stiamo creando nei vari Ah, comuni, nei vari certo. settori. No, ma Il infatti è knowledge un'altra graph dei knowledge graph, sì, cosa. diciamo in questo senso. Un'altra cosa è sull'uso delle foundational ontology. Ai tempi io l'avevo provato a fare, Arco era ok, c'erano un paio di glitch, però stiamo parlando di una versione molto più vecchia. Secondo me bisogna mettere su una pratica più che un tool, non è che servono tool o altre cose, serve una pratica di verifica di un testing che non sia soltanto il testing basato sugli unit, ma anche sulla consistenza rispetto alla foundational ontology. Questa cosa non è difficilissima da implementare, quindi, anzi, se volete, questo sono pure interessato. La cosa più interessante, semmai, è verificare i dati rispetto a Dolce. In Perché un realtà, conto. quando abbiamo iniziato a sviluppare Arco, abbiamo fatto in parallelo anche una metodologia, un tool per la valutazione che si chiamava, e che si chiama in realtà ancora online, Testalog. Lì c'era la parte diciamo, del reasoning, del ragionamento e del check rispetto anche a E ontologia. Fabio non ha mai importato, che non, però Disgraziato. no, Devo l'ho apprendere rifatto. per No, ma cioè, fondamentalmente Appunto. basta allinearti alla Foundational Ontology e poi sì, comunque Appunto. quello
con Testa Load, ma con anche All Unit, che l'ha, insomma, l'ha integrato, e puoi fare un test di questo tipo. Beh, importante è allineare le relazioni, perché tutti pensano che basti allineare le classi, invece è la cosa meno importante. No, allineare tutto. Le proprietà, quella è la cosa che ti dà veramente un feedback interessante. No, però sarebbe interessante, faccio un passo indietro sull'arco light, sarebbe interessante che quando si creano queste, diciamo, queste viste, questi modelli che forniscono una summarization su un altro modello, avere la rappresentazione del, diciamo, del mapping anche come, diciamo, un dato stesso. Cioè, come facciamo a muoverci da una all'altra? Sicuramente non è isomorfo, cioè i due modelli non sono isomorfi, non c'è isomorfismo tra arco full e arco light, però quantomeno avere una descrizione formale anche del processo di conversione da un modello verso l'altro. Qualcosa che ti porta, e sicuramente sì, diciamo, le property chain sono una risposta, però se le property chain sono all'interno, cioè, ci sono le swirl, oppure swirl, oppure regole, non qualsiasi cosa. C'hai anche il RDF star, puoi fare le cose con, diciamo, vari modi. Però. No, la cosa forse più appropriata sarebbero le swirl, però le swirl non ti permettono, che ne so, di, se non sbaglio, di generare blank node, e tu ne avresti bisogno quando parti da una shortcut, da una relazione di copartecipazione, vuoi generare un path che è più lungo, hai bisogno di generare altri nodi all'interno del hai bisogno di generare altri nodi che sarebbero dei blank node, perché non sai come chiamarli, ovviamente. E questo swirl, se non sbaglio, non ce l'ha. Sì, no, non ce l'ha, potresti usare NIF o che te lo porti poi in qualsiasi sistema regole che vuoi. Però al di là di questo, cioè, non lo so, avere qualcosa che ti permetta di descrivere la mappatura in maniera più... Ecco, comunque sono sempre scettico sul fatto che insomma, mettere insieme più viste all'interno di uno stesso modello sia una soluzione buona. Cioè, io non ne sono sicuro. Ecco, tutto qua. Di questo, secondo me, vale la pena discuterne potremmo fare invece una volta un seminario, provare proprio a vedere i vari punti di vista di questa cosa e portare, ognuno porta delle idee su questo, discutiamo i pro e i contro, no? Poi se c'ho ancora un secondo per un'altra domanda che non c'entra niente con questo, la faccio, se no vado... Certo. È interessante. Ho visto molto brevemente una rappresentazione grafica di una soluzione per rappresentare le sequenze temporali delle aeree, non so cos'era, e quella, secondo me, mi ha suggerito un attimo il sequence pattern, però una particolare rappresentazione del sequence pattern dove in realtà la sequenza o l'intervallo tra un elemento e l'altro della sequenza non è così netta, cioè per gli intervalli temporali tipicamente c'è end date e start date, però in questo caso, cioè, quando dico l'era, cioè alto e basso medioevo, cioè non c'è un confine che è labile. Però è comunque è una sequenza, però in quel caso voglio dire, ok, oppure abbiamo tra il 1300 e il 1400, quando... È una fuzzy sequence. Questo, sì. C'era un pattern che avevamo sbozzato, ma non so se è mai stato introdotto in arco, ne parlavamo già un paio di anni fa, mi ricordo, che era in cui uno crea al solito, crea una enary per parlare di queste cose, perché ti servono dei valori aggiuntivi, e praticamente tu aggiungi qual è il tuo grado di confidenza sulla precisione di quello che tu stai dicendo. Quindi se è un fuzzy interval, tu praticamente gli dici, guarda, questo viene prima di quello in modalità fuzzy. È chiaro che se poi usi direttamente fuzzy owl o cose di questo genere, è meglio, perché ci puoi fare reasoning completo dal punto di vista della fuzziness, però intanto lo stai annotando. È già qualcosa, no? Sei in grado di, per esempio, di distinguere tra precedenze assolute e precedenze approssimate. Sì, no, attualmente in arco non c'è questo modello. Non c'è. Sarebbe carino lì anche ragionare, c'è tutta, insomma, l'algebra degli intervalli, no? Cosa succede quando... Però non è fuzzy quello è il problema. Quella non è fuzzy, appunto, cosa succede? Però tu comunque da umano, cioè anche se l'intervallo è vago, tu riesci a fare delle deduzioni, no? Appunto, una volta che c'è questo modello, come cambia l'algebra degli intervalli?
Questo, insomma, vediamo se esiste in letteratura qualcosa che ci può dare una mano. Ma mi sembra di no, perché ci siamo scervellati tempo fa, cioè, parlo di 4 anni fa, tipo con Alessandro, a pensare a ste cavolate, perché alla fine so cose interessanti, che poi alla fine sia intervallo, ma anche nello spazio potresti anche fare la stessa cosa. Certo. I confini fisici sono una cosa, però non sempre ce li hai. Però comunque puoi ragionare, puoi fare dei ragionamenti. Ma c'era anche nell'intervallo ricorrente, vero Valentina? Ti ricordi che ne adesso stavo riguardando il paper, perché mi dice qualcosa, però non riesco a ricordare esattamente dov'era questa cosa, però sì, l'avevamo dovuto affrontare. Sì, l'avevamo già affrontata, ma secondo me questo è un patto generale che va bene per qualsiasi cosa che sia in sequenza fuzzy, cioè la fuzzy sequence. Esatto, la fuzzy sequence pattern dovremmo fare, sì. Beh, figata comunque, cioè questo tipo di seminari portano a tirar fuori a volte problemi molto concreti, perché uno quando lavora ad alto livello non arrivi fino al livello tecnico. Lei ci ha raccontato, ho implementato così e immediatamente si apre il mondo di discussioni, quindi grazie veramente. Dunque io dovrei muovermi, non so se qualcuno può farmi da, che c'ho un altro meeting, ma intanto vediamo se c'è qualcuno che ha domande, se no magari possiamo anche chiudere qua. Nessun altro? Va bene. Senti, a questo punto ti ringrazio moltissimo Margherita per essersi presa tra l'altro anche la responsabilità di catalizzare su di sé, cioè di una sorta di parafulmine di tutti i tubi che uno ha su certe modellazioni. Ma sarebbe interessante, per esempio, per chiudere il momento in cui uno mette anche l'aspetto fondazionale, andare a vedere poi le relazioni che stiamo introducendo in arco, quante caratteristiche hanno, no? Quante di queste appunto sono transitive, simmetriche, funzionali, come si intrecciano queste cose tra loro. Scopriamo poi magari che la complessità in aula diventa non gestibile in alcuni casi. Cioè ormai la dimensione di questa roba è diventata tale che dovrebbe diventare proprio un exemplary ontology, cioè che si è posta questi problemi a tutti i livelli e diventa non soltanto un insieme di tecniche di design che soddisfano dei requisiti, ma anche che trova anche le soluzioni che siano proprio, non soltanto ok, che siano proprio ottime. Cioè questo mi piacerebbe poterla far diventare anche questo, dal punto di vista anche di educational, eccetera. Margherita, c'ho solo una domanda finale, veloce, che mi è venuta in mente adesso. Chiara Veninata diceva che avevate mappato in arco un bene sommerso, sott'acqua. Allora, no, non è mappato nel senso che sono beni in arco, che appunto dobbiamo importare in arco e su cui appunto dobbiamo ancora lavorare, però è un progetto appunto che è appena iniziato per l'importo di queste informazioni che vengono, adesso non ricordo di preciso qual è l'ente che ha appunto collezionato i dati, però appunto una cosa su cui dobbiamo lavorare. Ok, perché questo lo dico anche ad Andrea, secondo me qua possiamo veramente unire le due. Adesso io non so se voi dovete arrivare, a che livello di dettaglio dovete arrivare per descrivere l'ambiente in cui questo bene si trova, per poi descrivere il suo stato di conservazione, per esempio, no? Mi viene in mente. Però in WOW noi parliamo di acque e parliamo di elementi chimici dell'acqua, di monitoraggio di elementi chimici dell'acqua. E mi ricordo che con una serie di interazioni tra Chiara Veninata e questa archeologa subacquea che si chiamava Barbara Barbaro, me la ricordo perché poverina secondo me è un po' sfigata con questa cosa del nome così, lei mi raccontava che avevano notato che la presenza nelle acque di un certo tipo di elemento chimico portava ad un certo stato di conservazione e di deterioramento del bene. E lei era interessata a capire altri elementi chimici delle acque se potevano avere un impatto sullo stato di conservazione. E quindi era interessata al nostro progetto WOW proprio per capire il monitoraggio appunto delle acque e dell'ambiente in cui si trovava. Mi ricordavo fosse più localizzata nella regione Lazio, nel lago di Bolsena, invece noi purtroppo nel progetto WOW non siamo tanto nel Lazio, siamo in altre parti d'Italia ma non lì. Però ecco, giusto per dire che forse qui potremmo anche, qualora voi vi attiviate, qualora noi iniziamo ad attivarci dall'altra parte, dobbiamo iniziare ad attivarci subito, magari capire qualcosa. Certo. Predisporre i modelli in maniera tale che possano essere facilmente collegabili nel caso i dati successivamente. Certo, sì, assolutamente.
Va bene. Ottimo. Ci sono altre domande? Ok, penso che insomma abbiamo esaurito le domande e anche le energie. Ringraziamo di nuovo Margherita per il seminario e per tutto insomma il lavoro fatto. E niente, grazie a tutti per l'attenzione, very, very, very interesting. Ok. Ciao. Ciao ragazzi, ciao, grazie ciao. Margherita. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. Ciao.